In questo breve video per principianti, ma come dico sempre, nessuno è mai principiante, nessuno è mai arrivato, vedremo come pulire le batterie del fotovoltaico sia all'esterno che controllare, insomma fare una manutenzione basata su 5 elementi fondamentali per andare ad assicurarci l'efficienza delle nostre batterie, che siano fotovoltaico, barche a vela o camper. Bene cari amici, spendiamo un minuto per vedere questo procedimento veramente semplice. Una bacinella di acqua rigorosamente distillata, la intiepidiamo con un pentolino, prendiamo una spugna, la immergiamo, la strizziamo e andiamo a pulire tutta la superficie, compresi i cavi, delle batterie. Andiamo negli interstizi, andiamo ovunque riusciamo a passare, in modo da togliere ogni traccia di vapore, di acido che si sono poi condensati sulla zona superiore. Andiamo a fare questo procedimento, ogni tanto strizziamo la spugna, ovvero la sciacquiamo, e andiamo a ripetere l'operazione in tutte le batterie. Ora pochi secondi per far vedere un lavoro importante, quello di non lasciare residui di acido sulle batterie, che entrerebbero in contatto con i poli ossidandoli. Una volta che abbiamo lavato le batterie, anche perché no, nelle zone laterali, in modo da avere sempre, e anche i cavi vedete, avere sempre tutto pulito senza residui di acido, una volta che abbiamo fatto questo passiamo al prossimo video e vediamo come pulire i contatti e cospargerli di sostanze protettive come la vaselina e il grasso di litio. Abbiamo visto in questo primo breve video la pulizia della scocca, la pulizia esterna, ovvero l'eliminazione di tutti i residui di acido, di vapori che si sono condensati sulla scocca. Alcuni consigliano di usare il bicarbonato di sodio per pulire le superfici perché è un ottimo reagente che annulla gli effetti dell'acido, ma dato che qui non abbiamo le batterie cosparse di una quantità di acido enorme, consiglio di non usarlo perché se entrasse all'interno della batteria annullerebbe l'acido solforico rendendo praticamente la batteria inutilizzabile. Ecco perché nel video ho fatto vedere utilizziamo solo acqua distillata, intiepidita, così evapora anche prima, e andiamo a pulire tutto. Tanto i residui salini di acido solforico vengono disciolti dall'acqua tranquillamente. Con il tempo i poli delle batterie si possono ossidare. Se voi guardate qua, soprattutto i poli positivi diventano neri di ossido e a quel punto lì bisogna fare una manutenzione, ovvero pulirli. Vedete la differenza tra un polo ossidato e invece un polo che è stato pulito ed è stato cosparso col pennellino di grasso di litio. L'ossidazione colpisce soprattutto i poli positivi delle batterie rispetto ai poli negativi, quindi è una cosa normale, naturale. Più ovviamente li manteniamo puliti, più saranno conservati. Per fare questo lavoro bisogna usare queste spazzoline di ottone e strofinare appunto sulla zona ossidata, anche sui bulloni. Una volta pulito bene anche all'interno, useremo quindi un pennellino che abbiamo tagliato perché deve essere rigido ma non troppo, quindi pigliamo un po' di questo grasso e lo cospargiamo su tutto il polo in modo da evitare all'aria di entrare a contatto con il piombo e ossidarlo. Facciamo sopra, sotto, dentro, in ogni angolo. Si usa un pennellino e non le dita, perché con le dita non riusciamo ovviamente ad arrivare in tutti gli interstizi. Col pennellino invece sì. Ecco fatto. A questo punto abbiamo un polo perfettamente lubrificato, antiossido. Ecco qua. Il polo che prima era nero ossidato adesso è stato pulito e lubrificato. In questo modo sia i vapori di acido solforico che l'aria
non andranno a contatto con il piombo e quindi rimarrà pulito e eviterà quell'ossidazione che a volte si trasforma anche in un colore verdastro o biancastro e che nel tempo potrebbe anche corrodere i terminali di piombo. In questo terminale si vedono chiaramente i contatti che sono di rame. Ora, il rame è assolutamente il migliore per i contatti, però in questo contatto si è perso lo stagno che lo riveste, lo ricopre. Quindi questo sarà più attaccabile dall'acido. Un altro controllo importante riguarda il livello del liquido. Come vedete qua è perfettamente allineato sulla tacca e questo deve essere eseguito con acqua distillata, rigorosamente con acqua distillata. Io uso questo contenitore con dosaggio automatico dove introduco nell'apposito foro. Quando schiaccio, lui va a pescarsi l'acqua mancante, dopodiché rilascio e il dosaggio è perfetto. In questo modo abbiamo riempito di acqua distillata e solo acqua distillata tutti i vari tappi delle batterie. In questo breve video sul rabbocco dei livelli parlo di acqua distillata e solo acqua distillata. Non pensiamo all'acqua piovana, non pensiamo all'acqua del rubinetto, perché le poche quantità di sostanze nocive contenute all'interno delle acque piovane oramai acide, oppure magari prelevate anche da grondaie dove prelevano anche metalli o residui petroliferi dello smog, sono molto inquinanti per la batteria e si rischierebbe anche lì di danneggiarle, perché noi con i continui rabbocchi che facciamo nella batteria per evaporazione negli anni andremo alla fine a inserire una grande quantità di sostanze nocive. Per verificare lo stato delle batterie si usa anche il densimetro, che è questo strumento che immettiamo in ogni polo, andiamo a prelevare acido e andremo a vedere il galleggiamento dell'acido stesso. Dopo aver assestato, vediamo che questa batteria è quasi carica, è quasi sul verde. A seconda delle batterie dobbiamo valutare anche quale deve essere la percentuale di acido, ovvero dove dovrà arrivare il galleggiamento. In questo caso è quasi carica. Se andiamo a svuotare quindi e a misurare un'altra cella, andremo a vedere se sono parificate le celle o se c'è una differenza. In questo caso vediamo che c'è una leggera differenza, ovvero la cella precedente era meno carica, questa è più carica perché è arrivata al suo massimo, che è la zona verde che vedete. A questo punto c'è una diversità tra le celle ed è per quello che bisogna procedere all'equalizzazione. Quando le celle hanno una carica diversa, vuol dire che gli ossidi non sono caricati alla stessa maniera, bisogna equalizzare le batterie. Dopo questo breve video sul controllo attraverso il densimetro voglio spendere due parole in più. Il densimetro ha una funzione specifica, serve a verificare lo stato di carica delle batterie. Quando il livello dell'acido sale fino al livello indicato dalla casa madre, perché ogni batteria è diversa da un'altra, noi abbiamo una batteria più carica o meno carica. E se andiamo a misurare le singole celle della batteria, andiamo a vedere se c'è un problema su una cella, ma non è un problema perché le celle ricevono una carica in maniera diversa l'una dall'altra. Questo è influenzato da tanti fattori, ad esempio la lontananza dei cavi rispetto alle serie delle batterie stesse. Quindi è per quello che vanno bilanciate. Facendo una verifica periodica, mensile, sullo stato delle celle, vediamo se una cella si sta caricando meno delle altre. È lì che andremo a fare questa famosa parola che ormai è diventata importante, l'equalizzazione. Parliamo ovviamente di batterie al piombo perché le litio, le AGM e le gel non vanno equalizzate mai. Alla fine, per fare questa manutenzione che dura un quarto d'ora, cosa abbiamo usato? Quanto abbiamo speso? Perché un po' di acqua distillata che costa 1 euro al flacone
non ci è costata nulla, questa la possiamo usare per mesi. Poi abbiamo usato una spugnetta semplicissima con dell'acqua sempre distillata e intiepidita. Poi abbiamo usato del grasso di litio, e questo è fondamentale perché è molto adesivo sui contatti, e per coloro che hanno le barche, le roulotte, sanno che all'aria aperta questo è molto più resistente della vaselina. Poi abbiamo usato delle spazzoline di metalli morbidi come ottone, anche questa di plastica, per togliere quegli ossidi che abbiamo visto essere farinosi, biancastri, verdastri, prelevati anche non solo dall'acido solforico ma dal rame, dal piombo. E poi abbiamo usato questo densimetro che costa veramente 10 euro, 5 euro, dipende cosa comprate. Questo vi consiglio di spendere qualcosa in più e prenderne uno buono con la gomma in modo che duri nel tempo. In questo modo abbiamo veramente mantenuto le batterie in buone condizioni. Anche questo video è giunto al termine, spero sia stato utile. Un breve video per imparare anche una cosa fondamentale, la manutenzione. Ricordate il detto, la pulizia fa male solo alle tasche. Quindi la pulizia, la manutenzione, il rabocco, la pulizia dei contatti dagli ossidi, tutte condizioni che servono a mantenere il nostro impianto in efficienza. E ricordiamoci che sono prodotti che costano, quindi curare le nostre batterie dà longevità alle stesse. Grazie per aver visto anche questo video, iscrivetevi al canale.